Ciao a tutti, ciao ragazzi, sono Randy, vi do il benvenuto in questo video. Oggi, a dire la verità, volevo proporre un format diverso sul canale. Infatti non andremo semplicemente a portare una parte di gameplay o di gioco vero, ma andremo un po' a parlare, un po' a discutere di una cosa in particolare che mi ha toccato e che avrei voluto pubblicare anche con voi. Insomma, magari se vi stesse anche voi sarei felice di, insomma, vedere un po' la vostra storia e parlarne insieme, ecco. Comunque sia, quello di cui voglio parlarvi, insomma, è del mio compleanno, ma non precisamente la festa, ma quello che è successo il giorno del mio compleanno. E mi hanno rubato la bici. Ho visto che, insomma, anche altri youtuber abbastanza di spessore come Gian Bodrillo hanno fatto un video a riguardo. E effettivamente dopo la quarantena è un fenomeno che sembra essersi diffuso abbastanza, questo rubare biciclette. Ok, quindi partiamo dal fatto che la mia bici è una mountain bike e chi mi conosce sa quanto ci tenevo. E per me la bici era, insomma, il mezzo di trasporto più meritocratico in assoluto, perché con la bici, quando te pedali, fai una fatica, non è come andare in macchina che bene o male fa tutto il motore o è qualcuno che fa le cose al posto tuo. E per l'appunto, il giorno del mio compleanno ero andato con questo mio amico, è un centro commerciale che abbiamo qua, a prendere un gelato, mi pare, insomma, a farci una passeggiatina. Insomma, nel mio compleanno volevamo andare a comprare qualcosina. Arriviamo, lasciamo le bici sulla rastrelliera, che è, per chi non lo sapesse, il luogo dove si lasciano le bici apposito. Sono stato un po' deficiente perché non l'ho legata. Vi dico solo che a un mio amico, che conosco peraltro dall'asilo, lui ha lasciato la bici legata e gli hanno portato via la sella. Oppure, questa ve la racconto, davanti al mio supermercato, che abbiamo vicino a casa, mercatino anzi piccolo, che è supermercato, mercatino piccolo, hanno lasciato una bici intatta, anche vecchiotta, non so perché l'avessero presa di mira, ma fatto sta che hanno lasciato questa bici legata e il giorno stesso, la sera, siamo passati davanti allo stesso locale ed era con la ruota legata e il telaio portato via. Da quando sono praticamente in vita, ho sempre lasciato la bici slegata e non mi è successo niente. Forse un po' pensavo anche, avevo le mie idee strane riguardo alla sicurezza, non lo so. Siamo andati dentro, siamo presi questo gelato. Quando siamo tornati, abbiamo un attimo guardato la situazione e abbiamo detto: e adesso? Abbiamo visto la rastrelliera vuota. E abbiamo detto: e ora ciccia, la bici non ci sta più. Aspetta, che ha fatto una giocata devastante. Oddio, come ho tenuto il blocco. Mamma mia, che ho fatto una giocata tipo bella. E insomma, dopo una mezz'oretta che stavamo là, sono andato dentro il centro commerciale, ho cercato il luogo della sicurezza e ti dico, sta in fondo al bagno. Sembrava tipo agente 007 col nascondiglio dentro al Ok. bagno. E sì, sono andato là e gli ho chiesto se avevano delle telecamere o qualcosa che potessi controllare. E mi hanno detto che si può fare, però dovrei avere una denuncia da portare a loro. E così il giorno dopo sono andato con mia madre dai carabinieri a fare denuncia. Sono tornato là a visionare le telecamere, però, e qua vorrei anche fare un attimo di polemica su quello che è il sistema di sicurezza loro. Perché avevano una telecamera che era inclinata e prendeva per terra, una telecamera in manutenzione, quindi non agibile, e una telecamera proprio rotta che non riprendeva niente. L'unica telecamera che sono riuscito a controllare è stata quella che dava su una passerella. Diciamo che c'erano altri 10.000 modi e vie in cui il tipo che mi ha rubato la bici poteva andare. Quindi sì, insomma, c'è questa falla che da me, soprattutto le biciclette, vengono rubate in continuazione, quindi perlomeno un po' si potevano attrezzare, ecco. Però da questo ho imparato anche che non bisogna fidarsi di nessuno e che devo tutelarmi. Quindi sì, è stata una botta che ho preso, però ho anche imparato. E dopo tutto è questo l'importante. Quei 600 euro di bici non mi cambieranno la vita da così a così, però qualcosina me lo sono portato dentro. Vabbè, se ti può consolare, è Abbiamo davvero una bella bici, me la sto godendo un sacco. come al solito, grazie del supporto, grazie di tutto. Noi ci vediamo con un prossimo video, magari con un prossimo racconto, perché no? Vi auguro una buonissima giornata. Ciao a tutti!